Buonasera Fabio Viola, game designer, benvenuto. Grazie mille per l'invito. Abbiamo appena sentito alcune parole di quello che ci dirà più avanti un giornalista come Enrico Mentana su quali sensori ci vogliono per capire quando cambia il vento delle cose. Ma con te, diciamo, vorremmo riprendere la parola fortuna collegandola a uno dei suoi ambiti preferiti, quello del gioco, perché tu sei uno dei massimi esperti di quel processo che è la gamification, si chiama, cioè la trasformazione in gioco della vita quotidiana. Ma sono uno dei tanti ragazzi cresciuti negli anni Ottanta con la passione dei videogiochi, a cui ho dedicato tante ore della mia vita, per poi pian piano capire che si potevano anche creare, essere dall'altra parte, diciamo, della barricata e quindi non solo giocare per me stesso, ma provare a far giocare gli altri, sia per puro intrattenimento, ma come citavi prima con la parola gamification, provare a portare questo mondo del gioco, questo potere del coinvolgimento del gioco anche nelle case degli studenti, di persone che non stanno bene, per sensibilizzare su temi come l'ambiente, per portare i più giovani nei musei, e quindi l'arco possibile di utilizzo del gioco è enorme. Ma spiegaci un po' come funziona, cioè trasformare tutto in gioco. Che percorso c'è? Noi sappiamo bene com'è un videogioco, ma trasformare l'insegnamento, per dire, o uno degli ambiti che hai detto tu, come si fa? L'obiettivo di un game designer, di un gamification designer, è come rendo coinvolgente qualcosa che di solito non lo è. Penso, negli anni più recenti, ho lavorato molto con i musei, una delle percezioni comuni, soprattutto tra le nuove generazioni, è che i musei siano dei luoghi noiosi. E allora l'idea è stata come rendo coinvolgente, come rendo attiva, interattiva, come trasformo il visitatore in un protagonista. Perché se ci pensiamo, di base, quando una persona utilizza un videogioco tende a parlare in prima persona. Io ho salvato la principessa, io ho ucciso un drago. E quindi il nostro obiettivo come designer è quello di portare le persone dalla terza alla prima persona. Ed ecco che quindi piano piano abbiamo iniziato, da 10 anni a questa parte, questo processo di trasformazione verso quello che chiamo il secolo del gioco. Il secolo del gioco, poi però, come tutte le cose, c'è un gioco buono e un gioco cattivo, ci sono delle tossine buone e delle tossine cattive, perché se torniamo alla parola fortuna e lo colleghiamo magari al gioco d'azzardo, vediamo che tantissime delle cose contemporanee funzionano a mo' di gioco d'azzardo. Penso per esempio allo scrolling del telefonino, che funziona come la leva di una slot machine perché ti dà delle ricompense sempre variate. C'è anche un gioco che dà queste pulsioni, queste dipendenze? Sicuramente possiamo dire che il gioco è formato da due elementi: quello della fortuna, quindi quello della sorte, dell'imprevedibilità, che può essere estremamente forte a livello emotivo, a livello di coinvolgimento, il non sapere che cosa ti accadrà dopo aver pigiato il bottone di una slot machine. È molto gratificante da alcuni punti di vista per il nostro cervello, e questo è paragonabile, come giustamente citavi te prima, al mondo ad esempio dei social network. Non sappiamo, aprendo la pagina, aggiornandola, quale foto ci apparirà, quale post ci apparirà. Nei videogiochi, oltre a questa parte di imprevedibilità, noi non sappiamo che avversario arriverà, cosa accadrà una volta girato l'angolo, rompendo la cassa quale premio ci arriverà, e questo è gratificante, ma allo stesso tempo i videogiochi si basano anche sulla capacità, diciamo, di prendere decisioni. Quindi c'è una metà parte di fortuna, ma anche una grandissima porzione legata al dover decidere. E questa responsabilizzazione dell'individuo, questo protagonismo, concorre a rendere i videogiochi, diciamo così, coinvolgenti non solo nel breve periodo, ma anche nel lungo periodo. E tu dici che questo può essere anche un rimedio all'eventuale critica che può venire mossa, che è quella di un infantilizzare la società, renderla tutta dei bambini giocatori? Assolutamente sì, anche perché per me il gioco è qualcosa di estremamente serio. Giocare non è l'antitesi del lavoro o di ciò che dovrebbe essere importante nel mondo, perché se ci riflettiamo, quasi tutte le cose più importanti del vivere le impariamo nei primi anni giocando, esplorando, immaginando di essere un fantasma con indosso un telo e interagendo con gli altri. E poi nella nostra società, è vero, esiste ancora questa stigma. Io mi ricordo, anche i miei genitori usavano un lessico tipo: smettila di giocare, questo non è un gioco. Invece quello che gli studi ci dicono è che c'è bisogno di giocare tanto più quanto invecchiamo. I dati ci dicono che per prevenire alcune problematicità tipiche dell'età adulta bisogna continuare a giocare. Per esempio il gioco, ma intendo anche la settimana enigmistica, il gioco di carte, non sto pensando per forza al videogioco, ecco che possono aiutare a prevenire fenomeni neurodegenerativi,
quindi aiuta molto continuare a giocare in modo diverso a seconda dell'età. Senti, per arrivare alla conclusione, visto che parliamo di fortuna, anche la fortuna di un'attività come quella del videogioco. Tu hai detto che la situazione dei videogiochi adesso è più o meno come il cinema d'inizio Novecento, cioè che era un fenomeno di baraccone, da baraccone, dove si facevano tutti gli effetti speciali o per vedere le prime immagini in movimento, e poi è diventato il linguaggio di un secolo. Tu dici che quello del videogioco può diventare il linguaggio del prossimo secolo? Dal mio punto di vista, i videogiochi sono oggi già il principale spazio di consumo culturale al mondo. Noi abbiamo quasi 3 miliardi di persone che ogni anno utilizzano i videogiochi, su console, su PC, ma anche i cosiddetti giochi casual, i giochi semplici, veloci per cellulare. E quindi abbiamo miliardi di persone che si stanno formando con quegli immaginari, e i videogiochi oggi trasmettono, diciamo, tendenze, modi di fare, modi di dire. Vi è un bacio tra due ragazze in The Last of Us 2 ed ecco che il giorno dopo iniziano le discussioni in rete, quindi non più al bar, sui favorevoli, sui contrari. Quindi i videogiochi diventano anche quasi un atto politico, un modo per interpretare la società, e non ci deve stupire se sempre più videogiochi entrano nelle collezioni dei musei. Beh, grazie per questo quadro che ci hai dato, Fabio Viola, e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito.